Ciao, buongiorno a tutte. Oggi, io ho sempre, quasi sempre parlato nei miei video di operatività, di dare risultati alla cliente, di come darne di più, delle tecnologie e va tutto benissimo e rimango della stessa opinione. Bisogna prima di tutto pensare agli inestetismi. Oggi però voglio parlarti anche di come alcune dipendenti siano riuscite a superare delle difficoltà importanti e grazie a questo superamento poi siano riuscite ad incrementare il fatturato all'interno nel proprio centro estetico. Voglio parlarti di una particolare dipendente che ho seguito per 3 mesi all'interno del centro estetico. Quando me l'ha presentata la sua titolare, me l'ha presentata come una ragazza un po' testarda, cocciuta. In effetti era il cavallo di razza, io l'ho chiamato poi, del centro estetico. Questa titolare considera che aveva 3 dipendenti. Questa di cui ti parlo oggi era quella con le potenzialità più alte di tutte le altre, ma era la più indisciplinata di tutte. Cosa significa questo? Che il suo comportamento era altalenante, cioè in qualche modo comandava lei. Lei aveva la possibilità un giorno di produrre moltissimo economicamente, allo stesso modo si prendeva la libertà di non farlo per un mese intero, perché era come se si sentisse talmente forte e talmente brava da prendersi determinate libertà. Questo, come potete immaginare, trascinava anche le altre 2 dipendenti che vedevano in lei questo tipo di comportamento e si sentivano autorizzate a fare la stessa identica cosa. La titolare era in difficoltà perché era l'unica che vendeva all'interno del centro estetico, che produceva con una costante, e quindi quando sono arrivata io ho cercato di capire questa situazione e l'ho fotografata. Essendo una persona esterna, mi risulta più facile rispetto a una persona che ci lavora all'interno di un centro. Come sono riuscita a riportarla a regime, a riportarla alla disciplina del lavoro costante? Ho semplicemente iniziato a lavorare con lei, senza che lei se ne accorgesse però, perché le mie call erano all'interno di un gruppo, quindi le call potevano partecipare tutto lo staff, deve partecipare sempre tutto lo staff, però io miravo lei, mi sono concentrata per 2 settimane solo su di lei, senza che lei appunto lo sapesse. Che cosa ho fatto? Ho iniziato a pretendere da parte di tutto lo staff dei report, dei compiti, davo loro dei compiti da fare e da eseguire e tutte le sere loro dovevano mandarmi resoconto di questo compito che io davo a tutte indistintamente. Quindi lei si è trovata costretta a fare tutti i giorni qualcosa, non poteva esimersi da questo perché c'era un nuovo metodo, c'era un nuovo regolamento. Ecco, diciamo che io ho dato delle nuove regole che prima non c'erano. Avendo delle regole, ha iniziato a rispettarle, ha iniziato a dare il meglio perché lei ce l'aveva già dentro la capacità, sia comunicativa, ovviamente è stata corretta da me in alcuni punti, ma in questo modo lei è riuscita, avendo una metodicità e una disciplina, a produrre finalmente in maniera costante. Questa dipendente aveva già dentro di lei l'indole alla vendita, la propensione alla comunicazione, erano tutte cose che lei già aveva, però nessuno finora le aveva mai tirate fuori perché la titolare era troppo impegnata a, diciamo, tamponare quello che non facevano tutte le altre dipendenti, compresa lei. Quindi lei si trovava costretta a lavorare il triplo. Chiaramente, come tutti i veri cavalli da corsa, quando lei si è vista che tutte le sue colleghe iniziavano a produrre, si avvicinavano a lei, lei ha iniziato a correre, come è normale che sia. E quindi questo ha beneficiato a tutto il gruppo. Questa cosa ha contribuito a produrre solo da parte di questa dipendente in 2 mesi e mezzo ben 13.000 euro di fatturato. Avete capito bene, 13.000 euro in 2 mesi. Fate conto che quando ho conosciuto questo centro estetico, l'introito economico globale del centro estetico andava dai 6.000 agli 8.000 euro mese. Ebbene, solo una dipendente in 2 mesi è riuscita a produrne 13.000. Ho voluto raccontarti questa storia perché magari sei un titolare anche tu e perché magari hai delle dipendenti che hanno le potenzialità, ma in qualche modo non le esprimono come dovrebbero. Spero che questo video possa aiutarti a prendere qualche spunto, quindi attraverso quello che io ho fatto in questo centro estetico, magari tu puoi prendere qualcosa e riprodurlo nel tuo. Te lo auguro tanto, un abbraccio e al prossimo video.